Allora, oggi nuovo video e vi volevo parlare come avete, scusate il motorino, come avete capito dal titolo del mio quinto tatuaggio. Come sapete io ho questo qui, il lupo, che vi ho fatto vedere, questo qua sotto il cavallo, c'ho il mio cane qua e poi dietro vabbè c'è un altro. E mi sono andata a fare questo quinto tatuaggio per chi l'ha visto il videovlog, che ho fatto un videovlog. Cerco di mettere un po' più dritta con la telecamera. Ha visto insomma il tatuaggio, eccetera, eccetera. Allora, io avevo deciso perché di fare. Adesso faccio un video specifico, almeno così capite anche meglio, per chi non mi ha seguito, insomma. E niente, praticamente io ero partita subito. Mi ha preso proprio così lo schizzo, che era pezzetto, ormai che non mi tatuavo più. Perché, per chi lo sa, ho in mente di farmi altri tatuaggi. E non ne dovrò fare ancora tanti altri e poi comunque mi fermo perché non mi voglio riempire perché non mi piace. Voglio fare proprio quelli che mi rappresentano, quelli che hanno significato anche per me, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ritornando a prima, io mi volevo fare la boccetta dello smalto. La misura sarà così, più o meno. Volevo fare la boccetta dello smalto. Perché la boccetta dello smalto? Perché per me è molto significativa, dato che ha un grande significato per me, dato come sapete ho la passione per le unghie, ho fatto corsi, tre corsi che già ho fatto, eccetera, eccetera, poi se avrò la possibilità ne farò anche altri. Per chi non lo sa, ho fatto il corso, vabbè, quello base, il corso semipermanente e quello d'aggiornamento. Aggiornamento quello del base, diciamo, per perfezionamento, insomma, per perfezionarti meglio. E quindi niente, quindi mi devo fare questa boccetta di smalto perché comunque mi rappresenta molto, dato che ho questa passione per le unghie, a parte anche fin da piccola, eccetera, eccetera, poi anche il mio lavoro, e quindi ci sta tutta proprio praticamente la boccetta di smalto. E niente, dopo però, da vedere altri tatuaggi, mi ci sono intrippata un bel po' e mi sono piaciuti veramente, veramente tanto, cioè una roba proprio favolosa. Oh, intanto ve lo faccio vedere che poi già l'avete visto, è questo qua. Pare grande, eh? Così da lo vedete storto perché c'ho il braccio storto. Pare grande, va a finire fino a qui. È tipo bracciale, quelli di ad incastro così, e va a finire fino a qua dietro. Qui mi ha dovuto toccare un po' il cavallo, ma solo sta puntina qui rossa e questa qui. Adesso ancora non lo vedete, bello splendente, diciamo, messo bene, che comunque da me sta facendo le crosticine, eccetera, eccetera. Così lo vedete meglio. Vedete, pare proprio un bracciale. Mi piace veramente tanto. È bellissimo. Infatti qua lo vedete più piccolo. Qua invece vedete sto patacone, pare grandissimo, invece no. Mi piace molto poi anche, perché lo metto a fuoco, vabbè. Mi piace molto anche la gemma, praticamente il cuore come è venuta, che è proprio realistica, proprio come la volevo io. Non capisco perché lo metto a fuoco, ok? E poi mi sono fatta aggiungere questa goccia qua, perché sennò non c'era e mi piaceva. Poi mi sono fatta aggiungere, qui vedete sto pezzo qua, qui dentro non c'era l'altra gemmetta, ma la sono fatta aggiungere io. E nelle perline qua, vedete, queste piccoline, qua in mezzo pure ci deve essere la pallina, cioè la, vabbè, la pallina, insomma, la perlina piccolina, però non mi ci piaceva e ho voluto fare la pallina, cioè la perla più grande che tiene questo sigillo qua, diciamo così. E questi tatuaggi qui si chiamano gli ornamental. Oh, adesso metto a fuoco così li vedete meglio. La goccetta sono proprio innamorata, proprio carino. Io sia la goccetta che l'altra gemmetta qua sopra le volevo realistiche come queste. Però non si può fare perché è troppo piccolo. Però così è carino, mi piace lo stesso. Le perline sono stupende perché comunque è sul rosa celestino e poi ci sta quel tocco di bianco che gli dà. Il riflesso è bellissimo. Di bianco ci sta anche qua, però voi non lo vedete, adesso si è scurito perché mi sta a fare le crosticine. Qui c'è il bianco su questi ricciolini qui e mi piace veramente tanto. C'è la gemma, guardate, proprio realistica, bello. E ho scelto il colore verde. Ah, poi qua vedete un po' del de rossore, ancora ce l'ho, che sangue che era rimasto, però da piano piano si sta curando, va via. Dopo vi dico anche la cura e tutto, adesso intanto ve ne parlo. E stava di che non mi ricordo. No, della gemma, ah, ecco, del colore, che praticamente l'ho scelta verde, verde speranza, perché sennò tutti uguali, tutti che scelgono il rosso delle gemme, chi dico, il rosso, il blu, il rosa o il violetto.
Allora, qua già io ho pensato, no, c'è il blu, il viola e il rosa. Qua ho fatto rosso, arancione e giallo, come vedete. Il cane, vabbè, non c'ha tanti colori, c'è solo il colore, vedete, della rosa che è rossa. E qua ho deciso di farla verde. Sia verde l'ho fatta anche perché verde speranza e quindi mi piace molto. In più anche perché è diverso dai altri tatuaggi, non ha gli stessi colori. Mia perché anche se lo facevo, beh, no, blu no, perché c'era questo. E quindi l'ho fatto verde anche per quello. Però l'ho fatto anche verde, ripeto, perché comunque tutti gli stessi colori si fanno e quindi volevo una roba diversa, una roba mia. Che poi anche un'altra cosa, in teoria io neanche lo volevo così il tatuaggio all'inizio, perché comunque avevo preso già un tipo di tatuaggio su una bravissima tatuatrice, dovrebbe essere americana, ma molto famosa, che fa tutti questi tatuaggi così stupendi con queste gemme, o forma di cuore, o a rombo, quello che è, insomma. È proprio lei si è proprio specificata in questo, su questo qui, su queste gemme realistiche, insomma, di qua di là. E questo tattoo comunque si chiama l'ornamental, ornamental. E non lo sapevo, me l'ha detto la mia tatuatrice, non sapevo che era un ornamental, comunque bellissimo. E sempre in tel polso c'era sto... No, no, pensavo che c'era iniziato, mi sono preso un colpo. Dai, metti a fuoco. Ok. E stavo dicendo... Lo volevo uguale identico a uno che ha fatto questa. Però la mia tatuatrice giustamente mi ha detto: guardi, identico non te lo posso fare, perché non va bene fare comunque ricopiare un tatuaggio, soprattutto da un'artista famosa, eccetera, eccetera. Siccome ci ho avuto tatuaggi che io non sapevo quale fare tra i due, se era col tipo di bracciale o il secondo. Col tipo di bracciale comunque c'ha la gemma rosa, il secondo l'aveva verde come questo. E lei cosa ha fatto? Ha fatto una combo e l'ha messa insieme ed è venuto questo spettacolo e mi piace veramente tanto. Vi dirò che mi piace più questo che quell'altro che avevo scelto io. La parte sotto, questa qui, infatti, la volevo identica del primo tatuaggio, ed è quello che mi era intrippata, che volevo fare, che mi piace molto, questa parte qua. Ed è qua, l'ha preso su altri tipi, cioè su un altro tipo di tatuaggio che vi ho detto che ero indecisa tra i due. Scusate, mi sto merendo di caldo. E quindi ho fatto questa combo e mi piace veramente tanto, cioè sono stata proprio proprio contenta. E vi dirò che di sicuro me lo chiederete sotto i commenti, che è già mi è successo su Instagram e su Facebook. Ha fatto male? Ragazzi, io questo veramente l'ho detto anche nel vlog, non ho sentito niente. Oh, ma niente proprio. Quell'altro meno male lo sentivo, questi no. Io stavo lì, tolto il braccio così, perché stavo appoggiata così, sopra il cuscinino, no? Tipo quella stampelletta, no? Questa su tipo cavalletto. Cioè sto cuscinino e te stai appoggiata così, no? Oh. Ti ho detto toppi al braccio, non ho sentito niente, cioè l'ago lo sento normale, non è che non sento proprio niente, lo sento l'ago che va sotto pelle, eccetera, eccetera. Ovviamente soprattutto lo senti di più in te i colori, perché quando fai il bianco e nero ovviamente senti di meno perché non ci devi ripassare più di tanto, però nei colori a forza di stare lì, giù, infatti lì dov'è che mi è uscito un po' di sangue, e un po' lo senti di più in confronto al contorno che te deve fa nero, no? Perché comunque sta sempre te con lo stesso punto, a giugate, sta lì, giù, da qua, da là, eccetera, eccetera. Però ragazzi, io veramente non ho sentito niente questo, cioè sentivo sì le piccate di, diciamo, del laghetto, ma questo qui, vi dirò, mi aveva fatto più male, cioè, però ho resistito sempre perché comunque io ho la soglia del dolore molto alta e non sento quasi niente, ma io questo veramente, ragazzi, non ho sentito niente, niente proprio. Adesso un pochino mi fa male sta parte qua, infatti qui dov'è che l'ho sentito un po' di più l'aghetto, anche te laterali, cioè sia, beh, sia qui che qua l'ho sentito molto di più. Però se per sé, ragazzi, veramente non ho sofferto per niente, non ho sentito per niente, ci sono stata, io sono arrivata alle 3, però abbiamo iniziato tra tutto verso le 4 e ha finito alle 8 e mezza. Infatti lei aveva paura, timore, che paura, timore che non faceva tempo a finirmelo. Dopo io quando ci andavo, io ci posso andare solo il sabato pomeriggio che mi viene Roberto, perché lei si è trasferita un po' più, proprio lontana da me, diciamo che prima mi ci voleva 5 minuti, ma scusatemi con la macchina. E invece adesso, dove sta adesso, che lei si è spostata, è andata via dall'altra parte, dall'altro studio, sta in un altro studio, e ci vuole 15-20 minuti arriva. Hai capito come cacchio fo? E allora bisogna che ci vado con Roberto. E in più se lei non faceva in tempo a finirmelo, ovviamente ci dovevo andare un altro giorno, però per esempio su sabato qui non ci potevo andare perché sta stava da un'altra parte a tatuà. E mi tocca aspettare 2 settimane. Io gli ho detto: te prego, cerca di finirmelo. Ovviamente va con calma, non di fretta, perché se fai i casini dopo. Invece no, c'è riuscita. Infatti lei mi ha detto: non aspettavo che ci riuscivo. E meno male, c'è riuscita, sono contentissima.
Meno così anche mi si cura subito, senza che mi si curava già, poi mi ci doveva ripassare un'altra volta a curarmelo, una cappella. Niente, allora praticamente io adesso per curarmelo, che già comunque l'ho spiegato tempo fa, quando ho fatto vedere tutti i miei quattro tatuaggi, sia per sé, tutti insieme, ve l'ho spiegato già la cura e tutto, però adesso ve lo rispiego. Ovviamente lei ha finito il tatuaggio, mi ci ha messo la crema loro apposta quella per i tatuaggi e mi ha messo là il cellophane. E per una settimanella io contate che l'ho fatto sabato scorso, quindi domenica, lunedì, martedì, domenica, lunedì, martedì, oggi è mercoledì, giovedì. Oggi mi pare che è mercoledì. Vabbè, comunque 4-5 giorni ormai che l'ho fatto. E ovviamente ancora mi si deve finire a curare, quindi ancora non lo vedete, è proprio bello fatto come deve essere, vabbè. Soprattutto quanto è il bianco, non è proprio bianco così, è più appariscente, solo che c'è ancora il rossore sotto e anche qua un pochino. E infatti adesso mi sta a fare le crosticine. Praticamente siamo messo il cellophane. Dopo 2 ore che ho fatto il tatuaggio lo dovevo fare. Pulirlo ovviamente con l'acqua e il sapone liquido. Se usate comunque il sapone intimo è meglio, però se non ci avete uguale anche quello liquido e anche quello normale per le mani. E poi ovviamente se andavo a dormire insomma il cellophane. Io adesso devo fare così per una settimanella, mi ha detto, poi comunque lo vedo io. Il colore mi pare che non lo sta più a scaricare. L'altro ieri ce l'avevo di più, tutto nero era il cellophane pieno del nero di qua. Adesso l'ho levata, pare che non c'è niente. Ieri un po' di bianchino c'era del cuore qua dentro. Ma comunque vabbè. E pare che non mi si sta scaricando il colore. Però adesso ho notato stamattina anche quando l'ho lavato che c'è qualche crosticina. Infatti ce n'ho una qua sopra che non sta il tatuaggio che sto a levare. Due anzi, vabbè. E quindi ancora mi si deve finire di curare, insomma, ecco. E niente, quindi come si cura? Io per tutta la settimana faccio così. Allora, alla sera, prima andare a dormire, me lo sciacquo solo con l'acqua per rinfrescarmi un po' il braccio perché questi giorni mi ha bruciato un bel po'. Pare che mi andava a fuoco il braccio. Con l'acqua solo, senza sapone. E poi dopo metto la crema. Dopo ho messo la crema, metto il cellophane. E la mattina cosa faccio? Levo il cellophane, dopo svegliata, dopo che un attimo terpì, levo il cellophane, lo sciacquo prima per levare le tue crosticine, metto il sapone, lo insapono, poi risciacquo e poi metto la crema. E così via via devo fare sempre così per una settimana, credo fino a questo venerdì notte, poi comunque vedo anche io un attimo che se ancora non è, faccio lo curo lo stesso. E loro mi hanno dato, mi hanno regalato questa crema apposta per i tatuaggi, dato che questo tatuaggio è costato 300 euro, mi hanno regalato la crema, e perché di solito i tatuatori vi consigliano, credo, almeno credo tutti, la Bepanthenon, che quella è una bomba, una crema che è proprio una bomba, che è quella lì per i bambini. E lei mi ha dato questa qui, che è piccolina, da 50 ml, si chiama Easy Tattoo, è fatta con Panthenol e Calendula Officinalis, Tattoo Cream, vabbè, vado in Francia, questa qua, vedete qua mi sarà un po' sporcato, è questa qui, piccolina. Qui c'era il tappino, ma dopo l'ho perso che mi è cascato, non so, tanto finì. E qui dopo voi spingete, io metto la crema qua, ma non tanta, né troppo, né tanto poca, insomma. Qui non metto una roba giusta, la metto qui, massaggio quante laterali, anche qua l'ho messa perché qua ero rossa, adesso pare di no. La massaggio qui anche te la gemmetta, la goccia qua, quanti lati soprattutto, eccetera, eccetera. E la faccio assorbire bene. E poi basta, poi durante il giorno io la metto 3 volte al giorno per sicurezza, quindi la metto la mattina, levato il cielo, fucro, lavo, cazzi ammazzi, fatto tutto, metto la crema, poi verso 5 e mezza, 6 così rimetto la crema solo e poi siccome io scappo la sera, adesso torno a casa verso mezzanotte, mezza luna, con mio fiolo che gioca in piazza, come ho detto, con altre amiche, vabbè, e amici, quando ritorno a casa, prima che vado a dormire, mi ci rimetto la crema e poi il cellophane. E via via faccio sempre così fino a venerdì, credo dovrebbe bastare, poi comunque vediamo un pochino. E quindi niente, così, io volevo parlare di questo mio tatuaggio e dirò che sono strafelice veramente, c'è cioè una bomba proprio. Una figata poi quando c'è la borsa, che ritiene la borsa, che sei questo tatuaggio così. Pare proprio che c'è un bracciale, è una figata, pare che proprio c'è il bracciale. Cioè, bellissimo. E poi vedete, io i polsi piccolini, questo qui vedete ancora leggermente, pare un po' più gonfio. Mi si è sgonfiato tanto, c'è un salsicciotto così, non me ce la facevo vedere sto avambraccio ciccione qua, sto polso, perché io sono abituata a vedermi sempre col braccio, vedete, ce l'ho fino, non ce l'ho grosso.
almeno questo non c'ho grosso, adesso sono cicciona, almeno i polsi. E insomma, almeno sto avambraccio ce l'ho fine. E capito, qua quindi c'avevo una roba grossa così. Vabbè. E poi la tatuatrice mia ha detto che lei su di me piace un po' tatuarmi, perché comunque c'ho la pelle tanto liscia, è vero? Pannato. Ce l'ho tanto liscia e delicata, diciamo, che l'ago gli parte proprio così, capito? Quindi gli va via così l'ago e sai, gli gusta, no? E poi ha detto che comunque mi ha guardato anche questo dei tatuaggi, questo il cane, no, perché c'avevo la maglia che non mandava su come questa, ha detto che i colori si sono tenuti proprio bene bene bene, che poi di solito questi colori qui lei li sconsiglia sempre, il blu, il violetto, il rosa, perché soprattutto il blu credo, e anche il viola quello scuro, perché dopo un anno ne manco se comincia a grigire, a diventare grigi. A me guardate, cioè questo qui non è grigio, è nero. Cioè, di grigio proprio non c'è niente. A me mi tengono bel po' i colori. Guardate questo. Questo l'ho fatto, non ricordo se un anno fa, 2 anni fa. Cioè, guardate come sfilacce questi colori. Anche sto giallo, l'arancione. Arancione è quello proprio che spicca. Il rosso, vabbè. Infatti, se metto a te, c'è rimasta de merda lì. Che non c'è, credeva che c'è cacchio. Poi di solito, soprattutto questi colori qua, che è watercolor, come questo e questo. Di solito si grigisce. E so c'è rimasta, no? Nel senso, però è stata contenta. Perché comunque dopo un po' di tempo si grigisce, diventano grigi, tocca andare là, dopo ritocca il colore. Invece c'ho bisogno, perché se metto con la pelle tanto chiara che c'ho veramente, ragazzi, cioè guardate, c'ho proprio bianca cadaverica veramente, eh? E i colori resistono molto di più in confronto a una ragazza con la pelle un po' più scuretta e si sgrigisce. E invece a me la pelle mia si vede che, insomma, c'ho proprio la pelle adatta per fare i tatuaggi praticamente, mi ha detto, questo me l'ha detto tempo fa, no, sabato, quando ci sono andata a fare questo. E vedete, cioè i colori proprio rimangono, che è una bellezza proprio. E quindi sono strafelice io, perché mi ha detto c'è la pelle che tiene bel po' i colori e non te li fa sgrigire praticamente. E quindi questo sarà lo stesso. Cioè verde bellissimo, e se fate da dottrice mi avete scelto il colore perfetto proprio. Cioè bello tanto. A me piaceva anche rosa, perché sapete che comunque il mio colore preferito è nero e rosa. Però sempre i stessi colori, le stesse fregne, le stesse robe. L'ho fatto così, ve lo faccio rivedere, che tanto adesso chiudo il video, vedete da lontano così, che dipende come metti il braccio, dopo lo vedi storto. Cioè è bellissimo, vedete, se lo metto così lo vedete storto, invece vedete che è dritto. Poi questa gemma che scende giù, perché dopo se non c'era era così, ci doveva essere qualcosa. E sta gemma poi mi piace tanto perché è allungata, a parte se allunga il braccio e il poi la mano, vedi, così la chiudo, se sto così è normale, ma è allungata, mi piace tanto così allungata, si sente che rilievo ancora, cioè i crosticini. Però poi se la metto così, cioè no, è bellissimo proprio, mi piace tanto. E io poi ci volevo aggiungere qua le catenelle, datemi un consiglio, le catenelle qua, quelle così, quei pallini, tipo una specie di queste, no? Una specie di queste qui, però no così grossolane, più fino, tipo la finezza di questi qua, dei ricciolini, questi qui, le catenelle che fa, essa fa il filo, tipo parte da qui, lo faccio arrivare fino a, tipo alla gemma qua sopra, non lo so, una qui, una di qua, e lo stesso di qua, tipo 4, 1, 2, 3, 4, non so se farà arrivare fino alla gemma o all'attaccatura qua, non lo so, poi vedo, i filetti se ci faccio aggiungere poi i pallini questi qua, capito, proprio piccolini così o leggermente un po' più grandi, se ci sta bene o no. Se ve lo potete immaginare un attimo queste catenelle qua, ci starà bene, che dite? Scrivetelo sotto nei commenti, voglio sapere la vostra opinione, se ci possa stare bene queste catenelle o no. E perché la prossima volta che io in teoria se state ci dovrei riuscire ad andare a farmi lo smalto, la boccetta di smalto. E lei me l'ha detto, guarda, quando vorrei fare la boccetta di smalto, se vuoi fare le catenelle te le faccio, non è che me lo fa pagare le catenelle, voglio dire, te l'ho compreso questo tatuaggio qui. Io perché dopo, siccome non sapevamo che faceva in tempo, era le 8:30, non me le so fatte fa. Allora quando vado, che mi vado a fare la boccetta di smalto, in caso mi faccio aggiungere queste catenelle. Poi sentirò anche mia madre, che mia madre mi dà i consigli proprio ottimi su queste cose, lo vedo se ci può stare bene, non ci sta male, è molto brava su queste cose, sia come nel vestito, come nei tatuaggi o altre robe. E se esperta nel posto queste robe, no, perché mia madre però lo sa più o meno se ci può stare bene una cosa o meno. Infatti essa mette, guarda, la goccia secondo me te ci sta bene, ho scelto, fatti il consiglio di mamma, ci sta benissimo. Se no senza mia, perché era bello lo stesso, senza era così, provo, non ce lo faccio a vedere, invece con la gemma è più carino.
Questo tatuaggio è piaciuto un po' anche a altre persone, le amiche mie, tu guarda, è una roba spettacolare, bello, un bel po'. Ho detto, Cevuria, 300 euro che costa? Cevuria, che non è bello, no? Guardate quanto spicca la gemma, veramente realistica proprio. Pare che ce l'ho incastonata ante la pelle, ce l'ho, pum, messa proprio lì. Una figata. E niente, dai, io sotto nei commenti ditemi se ci sta bene, secondo voi, le caterelle o no, quindi... Se, quando ci andrò e spero se state di riuscirci di farmi la boccetta smalto e ormai qua non me la posso fa più. Bitches, se vedi sto video non lo posso fa più qua perché dopo vedete c'è anche il tatuaggio qui, se lo faccio qui tutti e tre insieme, Pacchiani così non mi piace. O me lo farò qua, l'unico posto, soltanto che c'è il lupo, non ci azzecca tanto con la boccetta di smalto. C'entra la boccetta di smalto col lupo? Non c'entra niente, comunque va bene. No, l'ultima cosa che volevo dire è che avete minuti che parlo, però, vabbè, tanto ho fatto questo video che ha significato e voi lo sapete, di solito faccio i tatuaggi che c'hanno significato, però questo qui ragazzi a me piaceva troppo, tipo bracciale, dato che io non metto bracciali, orecchini, collane, vedete, non è che ogni tanto qualche anellino, braccialetto, orecchino, ma poco, collane niente, mi piace ma non le metto, mi danno fastidio, poi mi si aggrappano qua i capelli, così, va bene, e niente, quindi così, questo qui come fosse che c'è un bracciale, diciamo, vabbè. Io comunque spero che il mio tatuaggio vi sia piaciuto, ve lo faccio rivedere, cioè guardate. Allora, qui, vedete questo, qui lei, vedete, com'è che qui l'ha mancato? Perché ho il neo proprio lì, capito? Che bello. Quindi è spezzato. Però uno non è che ci fa caso, vedete qua la linea doveva arrivare fino a qua, e poi dentro qua ci do a colorare. E lei mi ha detto che alcuni... setato nei miei, no? Io ho detto no, no, io preferisco di no, e se fate c'è stata nella mia, guarda le croste qua, questo ha pensato uguale a me, detto che cioè non si bisogna scherzarci con i miei, e poi questo qui è bello grande, di neo, cioè anche gigantesco, però vedete anche da lontano, se vi puntate qui a guardare, se ma lontano vedete, si vede che è spezzato, però vabbè, pazienza, non è che si nota più di tanto, che ce ne ho qua, che palle. Proprio lì ce l'ho, che poi lei volendolo voleva mettere centrale, cioè la di, lo, non, sì. Lo stencil lo voleva mettere che il neo andava proprio qui in mezzo, meno qui non ci toccava, era a posto, meno le righe era, cioè c'era anche sta riga qua dopo, però non ce la c'entrava perché il dritto è questo, il tatuaggio non lo beccava lo stesso il neo, quindi niente. Comunque va bene, questo qui allora è il tatuaggio, spero che vi piaccia, credo di sì perché è stupendo ragazzi, da come fanno due a piacere, vabbè dopo i gusti, però è bellissimo. Mi piace un bel po', bello tanto. E niente, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, è stato così, mettete pollice su, sotto al video commentatemi, fatemi sapere, mi raccomando, delle catenelle se ci sta bene oppure no, e se il tatuaggio vi piace. Io niente, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!